Ciao, namaste. Nella pratica di oggi andremo a vedere una sequenza chiamata la sequenza del saluto alla luna, Chandra Namaskar. Qual è la relazione che c'è tra la luna e lo yoga? Beh, io quando mi fanno questa domanda rispondo con una risposta molto semplice, con una frase molto semplice. Se la luna è capace di muovere le maree, di influenzare il comportamento degli animali, delle piante, non vedo come non possa influenzare anche tutta l'energia che si muove all'interno del nostro corpo. Visto il legame che c'è tra la luna e lo yoga, direi che il saluto alla luna, a differenza di quello al sole, Surya Namaskar, è prevalentemente indicato per la preparazione del corpo al rilassamento. E, tuttavia, la pratica del saluto alla luna può essere fatta non soltanto in serata, ma anche di giorno. È una pratica più lenta e rasserenante e ad ogni modo comunque muove l'energia che c'è all'interno del nostro corpo, per cui è adatta a qualsiasi tipo di partecipante, che siano gli uomini professionista oppure alle prime armi. Sicuramente vi potrà essere d'aiuto per alcune posizioni invertite, quindi con la testa verso il tappetino, vi potrà essere utile questo blocco oppure un libro, una coperta, insomma un sostegno che ci permetta di entrare più semplicemente nelle asana, nelle posizioni yoga. E, non esistono specifiche sequenze di saluto alla luna, ce ne sono svariate, ve ne presenterò due, che sono quelle che io preferisco. Bene, cominciamo da seduti, ci portiamo con le gambe incrociate sul nostro tappetino, cerchiamo di tenere una posizione comoda, se questo implica l'utilizzo appunto di un mattoncino o di un cuscino sotto i dischi, sotto i glutei, vi premiamo tranquillamente. Altrimenti se ne possiamo fare a meno, comunque rimaniamo seduti qui, magari andiamo a spostare i glutei dai dischi per avere una maggiore aderenza al tappetino. Andiamo a portare i palmi delle mani come sempre rivolti verso l'alto, verso il basso, in C mudra con pollice e indice uniti e andiamo a chiudere gli occhi. Cominciamo a sintonizzarci solo sulla nostra pratica, sul nostro respiro. Portiamo il più possibile la colonna dritta, la colonna della testa verso l'alto, le spalle, i gomiti rilassati, così come anche i muscoli del nostro viso. Andiamo a tracciare un sorriso gentile sul nostro volto, senza sforzare troppo i muscoli. Inspiriamo lentamente dal naso. Ed espiriamo altrettanto lentamente e profondamente, sempre dal naso. Cerchiamo soltanto di osservare con gli occhi della mente il percorso che il nostro respiro compie, che l'aria compie entrando nelle narici e uscendo dalle stesse. E visualizzo allo stesso modo invece il movimento dell'energia che quando inspiriamo va nel senso opposto, va verso il basso, dal capo alla punta dei piedi, e quando espiriamo va dalla punta dei piedi verso la cima della testa. Lascio da parte ogni giudizio che ho del mio corpo, ogni aspettativa che ho dello stesso nei confronti della pratica che sto per andare ad affrontare. Ogni corpo è diverso, ognuno ha giornate diverse e pratiche e momenti diversi. Cerchiamo di dare importanza al percorso che facciamo, a tutto quello che ci porta ad entrare nelle asana, nelle posizioni e non all'asana stessa.
Inspiro profondamente ed espiro altrettanto profondamente e lentamente, sempre dal naso. Inspiro lentamente, apro gli occhi. Porto le braccia lateralmente al corpo. Inspiro addome attivo, porto le braccia verso l'alto, i palmi si uniscono. Inspiro, vado ad avvicinare le spalle il più possibile alle orecchie. Ed espiro, mi inarco verso destra. Provo a percepire completamente l'allungamento dalla parte sinistra del corpo. Provo a mantenere entrambi i glutei appoggiati in terra, cerco spontaneo sollevare il gluteo sinistro, ma proviamo a riportarli entrambi sullo stesso livello, sul tappetino. Lentamente provo a ruotare, se non ho problemi di cervicale, il collo. Il mento verso l'ascella sinistra, provo a guardare in alto ed espiro, ritorno al centro e con le spalle lontane dalle orecchie. Inspiro nuovamente, spalle vicino alle orecchie ed espiro, mi allungo verso il lato sinistro, allo stesso modo, gluteo destro appoggiato a terra, provo a guardare al di là dell'ascella destra. Ed espiro, ritorno al centro. Inspiro, avvicino nuovamente le spalle alle orecchie. Ed espiro, le riabbasso. E ritorno con le mani lateralmente al mio corpo. Inspiro, sollevo il mento. Ed espiro, lo riavvicino allo sterno. Schiena dritta, addome attivo. E ancora inspiro. Ed espiro, torno con il mento verso lo sterno, inspiro, ritorno al centro, inspiro, mento verso la spalla destra, ed espiro, ritorno al centro, inspiro ed espiro, mento verso sinistra, e ritorno al centro, adesso inspiro, allungo la corona della testa verso l'alto, ed espiro, mento verso lo sterno. Inspiro, le chiudo sulla spalla destra, espiro dietro, inspiro sinistra ed espiro, ritorno al centro, ancora due. Inspiro un'ultima volta, giro verso destra. Espiro, ritorno al centro. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, mento verso lo sterno, vado dall'altro lato. Compio tre circonduzioni, seguo il mio respiro. Ancora due. Inspiro nuovamente. Sollevo le braccia, le porto con i palmi uniti verso l'alto ed espiro, vado a portare la mano destra dietro di me, la mano sinistra sul ginocchio destro, inspiro, corona verso l'alto, espiro, guardo dietro. Torsione, continuo a respirare ogni volta che inspiro, vado verso l'alto, espiro verso dietro. Inspiro, ritorno al centro. Ed espiro, mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra dietro. Torsione, ogni volta che inspiro vado verso l'alto e ogni volta che espiro vado verso dietro. Inspiro, ritorno al centro. Ed espiro, vado con il mento, il petto, il busto in avanti, poggio col pastello all'interno, inspiro, spalle lontane dalle orecchie, espiro, fronte al tappetino. Inspiro, lentamente mi riporto con il busto al centro, transito dalle ginocchia e vado a posizionarmi nella posizione dei quattro punti della tavola. Polsi sotto le spalle e ginocchia sotto i
verso il basso, sguardo verso l'alto ed espiro, spingomi in arco, orecchie tra le spalle. E ancora inspiro, guardo su ed espiro, spingomi in arco, un'ultima volta, inspiro, guardo su ed espiro, spingomi in arco, ritorno in posizione neutra, guardo avanti, vado a portare i polpastrelli più avanti rispetto alle spalle ed entro in puppy pose, in questa posizione in cui devo allungare mento e petto in avanti, provo a mantenere i glutei all'altezza delle ginocchia e provo ad appoggiare il busto e il mento o la fronte in terra. Continuo a guardare avanti, percepisco l'allungamento direttamente sotto le ascelle, del bicipite, del tricipite, di tutto il corpo. Continuo a respirare ed espiro, mi riporto su in quadrupedia, punto i piedi in terra, stacco le ginocchia da terra per un momento, continuo a guardare avanti, addome attivo, gambe forti ed espiro, entro nel primo cane, faccia in giù, spingo i fianchi dietro, mi raccomando, gomiti intraruotati, spalle aperte verso l'esterno, i talloni puntano ad arrivare a terra, l'importante è avere l'addome verso le cosce. Quindi se non ci riesco tenendo le gambe tese, le piego leggermente. Inspiro ed espiro, guardo tra le mani, piego le ginocchia e un passo dopo l'altro mi porto sul fronte del tappetino. Inspiro metà, espiro, vado giù col collo e la testa rilassata. Inspiro, addome attivo, gambe, braccia forti, inspiro, mani al cuore. Adesso mi preparo al primo saluto alla luna, dopo aver riscaldato un po' il nostro corpo. Per prepararmi alla sequenza, mi porto in Tadasana, la posizione della montagna, gambe forti, cosce interruotate, glutei forti, bacino retroverso. Ombelico verso la colonna, quindi addome attivo, corona della testa rivolta verso l'alto, spalle, gomiti rilassati, braccia cadono lateralmente al corpo e resto qui un paio di respiri, mi sintonizzo bene con la pratica, stacco le dita dei piedi da terra, le apro bene e riafferro nuovamente, radico bene le dita dei piedi al tappetino. Percepisco il fondo su cui il mio corpo poggia, l'appoggio. Inspiro, apro gli occhi ed espiro, sono pronta alla pratica. Inspiro, sollevo le braccia ed espiro con la schiena dritta, provo a scivolare verso il basso in Uttanasana. La testa cade per ultima. Sposto il peso leggermente sulla parte anteriore dei piedi. Inspiro, stendo la schiena, posso avere le mani a terra, sopra o sotto le ginocchia. L'importante è avere la schiena dritta. Ed espiro nuovamente, mani per terra, due passi indietro per la panca, ginocchia sul tappetino. Ed espiro, vado in Balasana, questa volta con le ginocchia unite, piedi uniti, alluci uniti, busto e mento in avanti. Posizione del bambino. Inspiro, mi porto sulle ginocchia. Stringo il ginocchio forte verso il petto ed espirando lo porto tra le mani. Anjaneyasana. Sposto se devo leggermente il ginocchio sinistro indietro, dopo ci verrà naturale prendere meglio la distanza tra le gambe. Inspiro, provo ad addrizzare le gambe, porto sulle braccia. Respiro qui, l'anca sinistra spinge in avanti, ginocchio destro sul tallone destro il più possibile. Addome attivo, gambe e braccia forti, i palmi si guardano. Ed espiro di nuovo, mani lateralmente al piede, forte il piede destro, ritorno in Balasana. E ancora inspiro.
inspiro, mi porto in quadrupedia, stacco il ginocchio sinistro da terra, lo porto al petto più forte che posso e delicatamente piede sinistro tra le mani. L'anca destra questa volta spinge in avanti, provo a squadrare il più possibile i fianchi al tappetino, schiena dritta, inspiro, mi porto su con le braccia. Ogni volta che espiro il fondo è più profondo e maggiore. Ed espiro, mani lateralmente al piede, ginocchio forte verso il petto, scivolo indietro in balasana. Espiro, mento verso il tappetino. Inspiro, ritorno su in quadrupedia, punto i piedi in terra. Panca, spalle sui polsi, i talloni spingono indietro, il corpo è tutto sulla stessa linea. Ed espirando vado in chaturanga. Per chi ce l'ha nella pratica, va normalmente in chaturanga, gomiti a 90, piegamento. Altrimenti, per chi non ce l'avesse nella pratica, ginocchi a terra, può staccare i piedi dal tappetino e sempre gomiti a 90 gradi uniti verso la gabbia toracica. Busto, mento e petto, prima di tutto in terra e espiro, scivolo. Inspiro, ruoto le spalle verso dietro, posso andare nel piccolo cobra, nel grande cobra con l'osso pubblico appoggiato a terra o nel cane a faccia in su, spalle a petto aperti, tutta la parte anteriore delle gambe staccata da terra, gambe forti. Ed espiro, cane a faccia in giù. Inspiro. Ed espiro. Inspiro, piego le ginocchia, le poggio nuovamente a terra e vado ancora in balasana. Inspiro, attiro le mani verso le ginocchia, inizialmente mi siedo sui talloni e dopo inspiro, mi sistemo in modo da essere esattamente sulle ginocchia. Inspiro, braccia forti. Verso l'alto, piccolo inarcamento nella zona alta della schiena ed espiro, torno con controllo, con la schiena più dritta che posso, con l'addome verso le cosce, in balasana. Inspiro, guardo avanti, tavola, panca e di nuovo, con o senza le ginocchia in terra, faccio la versione più semplice, facilitata, chaturanga. Inspiro, cane su, mento verso l'alto, espiro, cane giù. Inspiro ed espiro. Inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti e vado con due passi tra le mani. Inspiro, stendo la schiena ed espiro tutto giù. Inspiro, braccia forti verso l'alto, espiro, mani al cuore. Andiamo a farlo altre due volte in maniera più dinamica, più veloce, seguendo meglio il flusso del nostro respiro. Inspiro, braccia su, addome forte. Espiro, vado verso il basso in Uttanasana. Inspiro, ardha, metà, schiena dritta, spalle lontane dalle orecchie. Espiro, due mani per terra, passo indietro con la sinistra. Ginocchio sinistro a terra, dorso del piede sinistro a terra, schiena dritta, su con le braccia forti. Ed espiro, mani a terra, passo indietro, balasana. Inspiro, ritorno su, ginocchio sinistro verso il petto, piede sinistro tra le mani. Inspiro, vado su con le braccia forti. Espiro, mani a terra. Ginocchio torna per terra, balasana. Inspiro, ritorno sulle ginocchia, punto i piedi, panca, ginocchia giù o no, chaturanga, mento e petto. Inspiro, curva Mukha Svanasana, cane a faccia in su, espiro, Adho Mukha Svanasana, cane a faccia in giù. Inspiro ed espiro, balasana, ginocchio a terra, bambino. Inspiro, mani verso le ginocchia, mi porto su col busto, piccolo inarcamento. Ed espiro, ritorno in balasana con controllo. Inspiro, sguardo verso l'alto, punto i piedi a terra, stacco le ginocchia per la panca, con o senza le ginocchia, chaturanga.
Inspiro, can su. Ed espiro, cane che guarda giù. Inspiro. Ed espiro, piego le ginocchia, guardo avanti e lungo passo tra le mani. Se prima sono andata avanti con la destra, alterno il passo. Inspiro, Ardha Uttanasana, metà schiena dritta. Espiro tutto giù. Inspiro, Tadasana, braccia su. Ed espiro, mani a cuore, un'ultima volta. Inspiro, braccia su. Palmi si guardano. Espiro tutto giù. Inspiro, Ardha, metà schiena dritta. Espiro, mani per terra. Passo lungo dietro con la gamba destra. Ginocchio destro a terra. Dorso del piede verso la terra. Inspiro, braccia su. Espiro, mani per terra. Passo dietro col sinistro, Balasana. Inspiro, passo destro in avanti. Inspiro, su con le braccia. Janayasana, affondo. Espiro, mani per terra, gamba destra dietro, ginocchia giù, Balasana. Inspiro, guardo avanti, punto i piedi per la panca, con o senza le ginocchia, chaturanga, mento e petto. Inspiro, scivolo, cane su, petto e spalle aperte. Espiro, cane giù. Sposto il peso in alto e dietro. Inspiro, vado in Balasana, bambino. Sposto l'addome verso le cosce. Inspiro, risucchio le mani verso le gambe. Mi porto su con il busto, guardo tra le mani. Espiro, Balasana, con controllo. Inspiro di nuovo, sollevo lo sguardo, vado nella panca. Ed espiro, transito a modo delle ginocchia, chaturanga, mento e petto. Scivolo, inspiro, cane su. Ed espiro, cane giù. Inspiro. Espiro, piego le ginocchia, guardo tra le mani e lungo passo con l'altra gamba verso il fronte del tappetino. Inspiro, Ardha, metà. Ed espiro tutto giù. Inspiro, gambe e braccia forti, Tadasana. Ed espiro, mani al cuore. Riporto le mani lateralmente al busto. Chiudo gli occhi e riprendo per un momento il mio respiro. Espirando, apro nuovamente gli occhi, mi metto verso di voi. Allora, sono al centro del lato lungo del tappetino. Posso tenere le gambe super tese e forti. Se sono in iperestensione come me, piego leggermente le ginocchia affinché siano più vicine, altrimenti comunque posso tenere la posizione eretta come meglio ritengo. L'importante è avere le gambe sempre molto forti, attive, i piedi radicati al tappetino. Inspiro, sollevo entrambe le braccia, chiudo i palmi sopra di me come nell'esercizio di riscaldamento che abbiamo fatto prima. Inspiro, avvicino le spalle alle orecchie ed espiro, mi allungo verso il lato destro, l'addome attivo, provo a non andare con l'anca sinistra verso sinistra, ma rimango col bacino più fermo che posso. Inspiro al centro ed espiro Chandrasana dal lato sinistro. Inspiro, ritorno al centro ed espiro. Apro i piedi, le dita dei piedi puntano verso gli angoli del tappetino, gli angoli esterni. Le ginocchia sono leggermente più dietro e vado nello squat. Devo avere i glutei sopra le ginocchia, addome attivo e braccia a cactus, quindi formeremo un angolo di 90 gradi con il gomito. Ed espiro, palmi rivolti verso il basso, sono una stella a 5 punte con le mani, con i piedi e con la testa. Inspiro, vado a chiudere leggermente il piede sinistro rispetto all'angolo del tappetino, il piede destro rivolge le sue dita completamente verso destra. Inspiro, mi allungo verso l'alto. Espiro, busto, mento e petto verso destra, sempre tenendo la schiena dritta come fossi tra due muri. Quando sono al massimo della mia estensione, più parallela che posso con il braccio destro e il tappetino, vado in Trikonasana, nel triangolo. Quindi braccio destro sulla gamba destra, braccio sinistro verso l'alto, come se le braccia e le spalle fossero sulla stessa linea. La testa non è pendente,
sono forte e sono su. Respiro. Inspiro ed espirando vado a squadrare i fianchi verso il lato corto del tappetino. Rivolgo anche la punta dei piedi, le dita del piede sinistro verso il lato corto. Inspiro, vado nella piramide. In questo momento potrei aver bisogno del mattoncino. Quindi posso avere due mattoncini o soltanto uno a sostegno. Inspiro, mi allungo verso l'alto con la schiena dritta ed espiro, vado verso la gamba. Provo a tenere entrambe le gambe tese. Ogni volta che inspiro mi allungo, schiena dritta, spalle lontane dalle orecchie. Ogni volta che espiro mi avvicino alla gamba. Un'ultima volta inspiro ed espiro e resto qua con o senza il mio mattoncino. Respiro, mi sentirò tirare tutto il lato posteriore della gamba destra. Inspiro, stendo nuovamente la schiena, piego il ginocchio destro, allontano il piede sinistro indietro come se fossi in un affondo, ruoto la pianta del piede sinistro a terra, quindi devo avere tutto il piede sinistro appoggiato, mano destra all'interno del piede destro e vado su col braccio sinistro, braccio sulla stessa linea. Respiro. Ed espirando vado a chiudere leggermente il piede destro, posso staccare il piede sinistro da terra e sono in Skandasana nello squat laterale. Uso il gomito destro per spingere il ginocchio destro verso dietro. Schiena dritta, petto aperto, sorridete. Ed espiro, mani per terra, sollevo i fianchi, avvicino un po' i piedi. Inspiro, schiena dritta, guardo avanti ed espiro, vado in Malasana, avvicino leggermente i talloni, posizione della ghirlanda, unisco i palmi al cuore, i pollici provano a toccare lo sterno e sono qui con i gomiti che spingono le ginocchia verso l'esterno. E adesso di nuovo inspiro, mani a terra, sollevo i fianchi. Ed espiro, vado verso sinistra, di nuovo nello squat laterale, schiena dritta. Respiro, spalle e petto aperti. Ed espirando, vado a appoggiare la mano sinistra accanto al piede sinistro, il piede destro spinge completamente a terra e vado a sollevare il braccio destro e sinistro, circa sulla stessa linea. Gamba destra forte, provo a guardare la mano in alto. Ed espirando entrambe le mani a terra, mi sollevo sulla punta del piede destro, sono nell'affondo, avvicino il piede destro al sinistro, entrambi i piedi puntano verso sinistra, piramide. Inspiro anche qui, stendo la schiena, se ho bisogno del mattoncino lo prendo e lo poggio sotto la mano, ogni volta che espiro mi avvicino alla gamba. Ci verrà spontaneo di sbilanciarci verso un lato rispetto all'altro. Provo a intraruotare le cosce, una verso l'altra, inspiro, stendo la schiena ed espiro, vado verso la gamba. E ancora, inspiro, stendo, espiro, vado verso la gamba e resto qua. Inspiro di nuovo, stendo la schiena, mi allungo e con controllo vado a mettere il piede destro rivolto verso il lato lungo, il piede sinistro rimane qua, mano sinistra poggia sulla gamba sinistra. Di nuovo vado a portarmi come tra due muri con il bacino bello piatto, spalle una sull'altra, trikonasana, nel triangolo. Braccio destro sul sinistro. Provo a guardare la mano che è in alto, altrimenti continuo a guardare il piede che è a terra. Addome attivo, braccia forti, la testa non cade.
5 punti, inspiro, vado nello squat ed espiro, ritorno su, piccolo saltello, mi chiudo, espiro, questa volta Chandrasana da sinistra, inspiro, ritorno al centro, espiro, vado verso destra, inspiro, ritorno al centro e mani al cuore. Ritorno al fronte del tappetino, inspiro, sollevo le braccia ed espiro, le riporto verso terra. Inspiro, stendo la schiena, espiro, mani per terra, due passi indietro per la panca, con o senza le ginocchia, chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha Svanasana, cane su, espiro, cane a faccia in giù. Inspiro, espiro, piego le ginocchia, guardo avanti e incrocio le caviglie per sedere. Inspiro qui, schiena dritta, ginocchia unite, gambe e braccia forti, palmi rivolti verso l'alto ed espiro lentamente, mi sdraio una vertebra alla volta sul tappetino. E quando sono completamente appoggiata supina, porto le ginocchia al petto, le abbraccio, porto la fronte tra le ginocchia ed espiro, ritorno a terra e ti preparo Shavasana, una posizione di rilassamento. Distendo le gambe davanti a me, i piedi cadono lateralmente, tutto il corpo aderisce al tappetino. Palmi rivolti verso l'alto, braccia leggermente staccate da terra. Prima di concedermi al rilassamento, inspiro profondamente dal naso ed espiro profondamente dalla bocca. Mi libero dagli affanni della pratica e preparo il mio corpo per assorbire tutte le energie che ne derivano. Chiudo gli occhi. Posso socchiudere le labbra, rilasciare la lingua dal palato e restare qui per alcuni minuti. Quando mi sentirò pronto a risvegliarmi dal mio sonno cosciente, comincerò a muovere le estremità del mio corpo, le dita dei piedi, le dita delle mani, le caviglie, i polsi, il collo un po' a destra e un po' a sinistra. Porterò lentamente le ginocchia al petto per darle un abbraccio e oscillerò un po' a destra e un po' a sinistra fino a lasciarmi cadere lateralmente in posizione fetale. E senza fretta, quando me la sento, mi aiuterò con l'altra mano a riportarmi su, al fronte del tappetino, con le gambe incrociate e gli occhi chiusi. Porterò le mani al cuore. Inspirerò tre volte dal naso e tre volte espirerò dalla bocca. Ringrazierò per il tempo che mi sono dedicato, per il tempo che ho dedicato alla cura di me stesso, del mio corpo e della mia mente. Scolpirò un piccolo sorriso sul mio viso, porterò le mani prima sulla fronte, sulle labbra, al cuore dello yogi, al centro del petto e ringraziando mi inchinerò verso il tappetino. Namaste. Grazie per aver praticato con me, vi lascio nei link sotto al video il saluto al sole A e il saluto al sole B. E per altre informazioni sul saluto al sole e sul saluto alla luna vi lascio il link al mio blog, al mio sito mezzalunayoga.it. Grazie, namaste.